Che cosa ne pensa di quanto è successo al comune col tentativo di mandare a casa la Iervolino? Ma io penso che la Iervolino per me è una grande donna, a parte che è una grande donna, nel suo lavoro è bravissima. Ma prima di lei, se non mi sbaglio, ci stava un certo Bassolino. Ha fatto solo delle feste qua a Piazza dei Pedicini, i cantanti per far vedere Napoli che è grande, così così così, e poi ci stanno tutti i quartieri di Napoli pieni di immondizie, quando stava lui. Quando stava la Iervolino è andato tutto bene, così. Che cosa ne pensa di quanto è successo al comune col tentativo di voler mandare a casa la Iervolino? Sono sempre giochi di potere, giochi politici, ma in questo non entro, perché bisogna starci dentro alla politica per poter capire di che cosa stiamo parlando. Quindi chiunque parla, parla solo per simpatie ed antipatie. Però senz'altro la signora Iervolino è una persona per bene. Questo è una cosa certa. Chi sta nella politica, da qualsiasi lato si trovi, è sempre attaccabile. Purtroppo chi deve comandare è sempre soggetto a critiche, e il discorso per me è di ordine generale, non è né questione di destra né di sinistra. Bisognerebbe rivedere prima la base della piramide e poi arrivare alla cima. Che cosa ne pensa di quanto è successo a Comune col tentativo di mandare a casa la Iervolino? Sì, ma il sistema politico a me non mi piace, questo italiano, mi piace più quell'altro americano, in modo che fa una persona, due legislature e se ne va. Qua invece abbiamo politici a vita, politici eterni, o morono loro o morimmo noi. Ci sono sempre attorno, non se ne vanno mai, se ne debbono andare proprio tutti, viva, se non vado a votare da una vita, perché il sistema italiano non mi piace. Che cosa ne pensa di quanto è successo al comune col tentativo di mandare a casa la Iervolino? Sono rimasto un po' male perché finalmente avevo avuto una bella notizia che era andata via Iervolino con tutti i suoi seguaci, invece poi è arrivata questa notizia che rimane ancora lei come sindaco. Sono molto dispiace di questo perché non so come non si riesca a mandare via questo personaggio con tutti i suoi personaggi che stanno girando attorno, che per me sono tanti ladri. Hanno fatto tanto male alla città, hanno solo rubato e non hanno fatto niente di niente. Che cosa ne pensa di quanto è successo al comune col tentativo di mandare via la Iervolino? Ma noi speravamo tutti che succedeva questo fatto, ma solo che abbiamo visto che per ora ancora non se n'è andata. Però tutti i napoletani speravano tanto che succedeva. Perché Napoli sta talmente giù, ci sono molti problemi di Napoli. Bisogna prendere una svolta, perché abbiamo visto questa sinistra da 20 anni, tra Iervolino, Bassolino, 20 anni, ma non hanno fatto proprio niente. Ci stanno solo mettendo sabbia sulla spiaggia, niente più.